questa macchina qui che è abbastanza carina. Ho visto molto, grazie. Buongiorno signori e bentornati sul mio canale. Nelle due missioni precedenti, ragazzi, abbiamo conosciuto Little Jacob. In quella scorsa abbiamo ottenuto il bomber e il primo kit medico. Oggi invece dalla Giamaica ci sposteremo alla Serbia, perché da Little Jacob ci sposteremo esattamente da Vlad. Cominceremo, e qua ve lo spoilero, quella serie di missioni che portano poi alla uccisione di Vlad. Ma andiamo nel dettaglio. Allora, io sono rimasto qua perché registro le missioni in serie, quindi capite bene. Mamma mia, Roman. No, ora no. Che cos'erano sti scatti del cazzo? Vabbè, comunque sì, andiamo da Vlad. Lo so che Roman ci manda il pollicione in giù. Mi dispiace, ma ora... sinceramente ho di meglio da fare. 511 dollari in banca. È comunque più ricco di me. Complimenti. E siamo ancora, ragazzi, a Broker, a Off Beach. Non ci siamo ancora mossi da questa isola, che sapete sbloccheremo piano piano. Anche perché se provo solamente ad andare là, sono finito. Veramente finito. Vieni Vlad, che tra l'altro stai anche davanti a casa mia, quindi sei proprio perfetto. Bull in a China shop. Fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice! I'm going back to the meeting! Good! I'm going to be somebody! Yeah, yeah! See you later, man! You always were an asshole, Mickey! Hey. Mickey! Hey. I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Sorry, man, I see you later, okay? Yoko, Fetty Roman. Yoko. What's your name again? Big Mouth Prick. Better catch. Sit down. Cousin Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man. Yo. Mi sto immaginando questa conversazione in lingua originale, cioè nel senso, tipo in serbo. Io me la sto solo immaginando così. Fine. Cioè, non voglio aggiungere altro. Che cazzo ci faccio con la mazza, frate? Che c'ho il fucile a pompa, yokaio. Non mi servono mazze per dare lezioni, appunto. Posso prendere un taxi? No. Esatto. No. No. Oh. Cioè, tengo premuto triangolo. Vado da tutt'altra parte. Ok, dai. Ok, saltiamo il viaggio, direi. Tanto che ci ha dato questa piccola opportunità, la prendo volentieri. Vabbè, 19 dollari. Per andare dove, scusa? Vabbè, sei un pochino lontano di la verità, quindi... a Roma ne avresti pagati tipo 70-80. Ho capito. Cioè, nel senso... Roma deve dei soldi a Vlad, è venuto a picchiarci. Adesso lo avremo per Vlad, ok. Ok, dobbiamo rompergli la finestra. Veramente potrei anche rompergliela volendo col fucile a pompa, però... dobbiamo seguire le consegne, ragazzi. LB e L1. Devo... faccio un po' l'abitudine a questi tasti, eh? Ok. No. Ok. Stop it, shit brain! I pay up now! I pay up! Here's your money! I hope you and Vlad choke on it! Sure, whatever. Ok. Taxi?
Mo mi ha fatto da col taxi, mi fa anche tornare col taxi, eh. Non ce n'è di taxi. Fra? Fra? Taxi? Vediamo sta macchina qui, che è abbastanza carina. Ho visto molto, grazie. Non voglio 6 stazioni radio da 2 soldi. Oh. Sapete ragazzi che noi ci moriremo con questa radio, quindi preparatevi. Albany Cavalcade. Ah, quando l'audio fa così. Sì, vabbè, ok, va bene. Pattina, che è una meraviglia sta macchina qui. Vieni Vlad, vieni Vlad, vieni Vlad. Minchia, ho spaccato più fanali mo di bicchieri quando facevo il cameriere, incredibile. Ok, arrivati. Minchia, che inchiodata. Da 100 a 0 in 2 millisecondi. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Sempre gentile, ripeto. Musichetta? A posto, ragazzi. Questa missione era una cazzata ed è già finita. Sta cazzata. Va bene, va bene, va bene, lo accetto. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Lasciate like al video e iscrivetevi al canalozzo, che io poi vengo a cercare. Ed è la minaccia. Grazie, ragazzi. Alla prossima.